E buongiorno ragazzi, benvenuti sul Talkabout, io sono Saga e in questo video vedremo quale smartphone comprare nel 2022 e nel 2023. Contate che questo video è stato girato nella seconda metà del 2022, quindi i telefoni che andremo a guardare ora sono sicuramente validi per tutto il 2022 e anche per gran parte del 2023. Ne parliamo però dopo la sigla. Prima di cominciare, come sempre, ti chiedo di lasciare un bel like su questo video e se non l'hai già fatto anche di iscriverti al canale e premere anche sulla campanella così verrai aggiornato non appena pubblicherò un nuovo video. Dunque parto subito con un po' di premesse. Premessa numero 1, in questo video non parlerò di iPhone. Non parlerò di iPhone perché ormai lo sappiamo tutti, iPhone 14 come tutti gli anni uscirà a settembre-ottobre, quindi ora è sbagliato parlare di iPhone per il semplice fatto che c'è il 13 quasi a fine corsa, quindi lo lasciamo un attimino da parte. Faremo poi sicuramente un video non appena uscirà il 14 e parleremo di lui nello specifico. Quindi video totalmente dedicato ad Android. Andremo a vedere quali sono tra i telefoni migliori da acquistare come rapporto qualità-prezzo, partendo dalla fascia bassa fino ad arrivare alla fascia più alta. Partiamo appunto dalla fascia più bassa. Altra premessa. Fascia bassa a parer mio non vuol dire quei telefoni da 89 euro, 99 euro, 100 euro. Quei telefoni sono troppo di fascia bassa, talmente di fascia bassa che anche se ne fate un uso proprio basilare, basilare intendo le app magari della banca, magari qualche social, magari qualche foto, sono comunque telefoni che hanno un hardware talmente scarso che dopo poco cominciano a impallarsi un po'. Quindi io questi telefoni non li consiglio praticamente a nessuno. La fascia bassa, a parer mio, è quella subito dopo, quindi diciamo intorno ai 150 euro. E penso che un ottimo telefono su questo prezzo sia lo Xiaomi Redmi 10C. Il Redmi 10C è un'evoluzione del 9C, che non era un granché a parer mio, ma con il 10C hanno fatto un gran lavoro e l'hanno migliorato parecchio. Lo troviamo intorno ai 160 euro, 150 euro. Qua sotto in descrizione, tra l'altro, vi lascio tutte le offerte di telefoni di cui andremo a parlare oggi, così almeno potete direttamente andare a guardare i prezzi, eccetera. Il 10C appunto è un telefono che su questa fascia di prezzo secondo me si comporta molto bene, l'hardware ovviamente paragonato al suo prezzo è molto buono e usa anche un metodo un pochino furbo sulla RAM. Allora intanto possiamo trovare il telefono in due configurazioni. Prima configurazione 4 GB di RAM, 64 di memoria, seconda configurazione 4 GB di RAM, 128 di memoria. Ma a detta di Xiaomi questo telefono ha la RAM intelligente. Cosa vuol dire? Vuol dire che il telefono può andare a chiedere in prestito allo storage della RAM, ovvero io sto usando il telefono con i miei 4 GB di RAM, la RAM finisce, il telefono che fa? Se ho la versione da 64 GB può andare da quei 64 GB e prendere 1 GB e usarlo come RAM. Se ho la versione da 128 GB può andare a prendere 2 GB e utilizzarli come RAM. Ovvio sarà una RAM un pochino più lenta, ma sicuramente se il telefono finisse i 4 GB di RAM sarebbe molto più lento, quindi comunque è una cosa intelligente, soprattutto su questa fascia di prezzo. La camera chiaramente non è nulla di che, è una camera molto base, ma su questa fascia penso che di meglio non si possa fare. L'alternativa potrebbe essere l'Oppo A16s, che a parer mio meglio il 10C di Xiaomi praticamente per tutto, oppure l'Oppo A54 che sì, costa un po' di più, ma con le offerte lo possiamo trovare magari allo stesso prezzo del 10C o magari addirittura a meno. In questo caso è da valutare anche l'Oppo A54, qua troviamo 128 di memoria, 4 GB di RAM, processore sempre di fascia bassa ma comunque buono, idem per la camera chiaramente ancora di fascia bassa. Alzando un pelino l'asticella, quindi andando verso i 200 euro, ci apriamo un po' un mondo. Possiamo stare sempre in casa Oppo, troviamo la 74 5G, molto interessante perché intanto abbiamo già la RAM a 6 GB, un processore migliore rispetto ai modelli di cui abbiamo parlato poco fa e abbiamo già anche il supporto per il 5G, migliora anche la camera e qua siamo sui 200 qualcosa. Si deve cominciare a guardare anche Redmi perché Redmi fa dei prodotti molto interessanti. Su questa fascia di prezzo troviamo il Redmi C35, sempre sui 200 euro. Come estetica sicuramente è il più curato che potete trovare a questo prezzo, buono l'hardware, anche qua la camera nulla di che, ma è normale. Guardando invece Xiaomi, qua è un gran casino. È un gran casino perché Xiaomi aveva deciso di coprire la fascia medio-bassa, medio e medio-alta con il Redmi Note 11. Il Redmi Note 11 doveva chiaramente sostituire la gamma Redmi Note 10, che già l'altro anno era stato un gran casino. Perché? Perché c'era Redmi Note 10, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 Pro, non si capiva nulla. Xiaomi quest'anno aveva fatto meno casino uscendo solo con 3 modelli, quindi Redmi Note 11, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro. Il problema è che questi 3 telefoni erano un pelino deludenti. Allora, partiamo dal primo, Redmi Note 11 a me non piace per nulla. Non piace per nulla perché 128 di memoria, 4 GB di RAM, fotocamera assolutamente non all'altezza del prezzo che ha, prestazioni nulla di che.
caro, nel senso che per quello che è davvero caro. Quindi a me il Note 11 non è mai piaciuto. Meglio sicuramente l'11S, cambia completamente la telecamera, completamente l'altra fotocamera. Vabbè, il dacente passa megapixel, ma follia, mettere 108 megapixel su un sensore del genere è follia, ne avessero messi molto meno, la fotocamera sarebbe stata migliore. Comunque non è una telecamera da buttare via. Si sale con la RAM a 6 GB e cambia anche il processore, che è un po' più potente. Quindi questo diciamo che va bene. Note 11 Pro, no, perché è troppo caro. Quindi l'upgrade che c'è dal Pro all'S non giustifica il prezzo. Il Note 11 Pro si va a piazzare su una fascia di prezzo troppo alta. Quindi su questa fascia qua, se devo andare su un 11, vado sull'11S. Va detto però che Xiaomi si è accorta di questa cosa, tant'è che i modelli 10 dell'anno scorso, per certi punti di vista, erano migliori di questi 11, quindi cosa molto grave, ha cercato di correggere il tiro. Anche perché una delle mancanze grossissime che aveva l'11 Pro è che era ancora un 4G, e su quella fascia di prezzo ormai è necessario avere il 5G. Che cosa ha fatto Xiaomi? Ha fatto uscire la versione Note 11 Pro 5G. Quindi cambia di nuovo il processore, supporto al 5G, anche qua però hanno alzato il prezzo. Quindi se già l'11 Pro era caro, l'11 Pro 5G è ancora più caro, quindi non lo so. Cosa fa Xiaomi? Ricorregge ancora e fa uscire lo Xiaomi 11 Pro 5G Plus. Qua abbiamo 8 GB di RAM, quindi il RAM sale a 8 GB sono davvero tanti, e 256 GB di memoria. Sì, nel senso, qua bisogna un attimino capire che cosa trovate in offerta. Quindi facciamo un recap totale o non ci capiamo niente. Abbiamo Note 11, Note 11S, Note 11 Pro, Note 11 Pro 5G, Note 11 Pro Plus 5G. Allora, io scarterei il Note 11 normale, non mi piace, lo scarto. 11S è buono se cercate un telefono di fascia medio-bassa che fa bene o male tutto, una fotocamera decente, va bene. Per quanto riguarda l'11 Pro, l'11 Pro 5G, l'11 Pro Plus, tutto dipende dal prezzo con cui trovate le offerte. Quindi vale la pena spendere tanti soldi in più per uno Xiaomi Note 11 Pro Plus 5G rispetto a un Pro 5G? No. È chiaro che se trovate il Pro Plus a un prezzo vicino al Pro normale, benissimo, prendetevi il Pro Plus. Se invece trovate in straofferta il Pro che stacca parecchio il prezzo del Pro Plus, prendetevi il Pro e va benissimo uguale. Quindi qua sta tutto al prezzo. Io vi lascio i link qua sotto in descrizione dei prezzi. Questi link in automatico vi fanno vedere l'offerta migliore. Dateci un'occhiata e decidete voi cosa farvi. Quali sono le alternative a questi telefoni? Rispolveriamo Oppo. Oppo A96, ottimo telefono. Rispetto al vecchio 94 perde il 5G, quindi questa scelta di Oppo un po' strana di far uscire il modello dopo senza il 5G non l'ho ben capita, probabilmente per tenere il prezzo un po' più giù, perché appunto è un 96 che esce più economico del vecchio 94, sempre 8 GB di RAM, sempre 128 di memoria, il processore su questa fascia di prezzo si comporta più che bene, buona anche la camera. Se invece vogliamo tornare a dare un occhio ai Redmi, la fascia 9 di Redmi forse è quella giusta da posizionare in questa fascia di prezzo qua. Dove pecca? Sulla camera. Nulla da dire sulle prestazioni, prestazioni buonissime per il Redmi. Sulla camera così così, il 96 di Oppo fa sicuramente meglio. Nella fascia media possiamo anche cominciare a guardare Samsung se siete fan di Samsung e se vi piacciono i telefoni Samsung. Sulla fascia bassa non mi piace per nulla, perché in basso troviamo la 13, telefono molto sottoperformante, qualità dello schermo pessima, qualità della camera bassissima, la 13 proprio non mi piace. Sulla fascia media invece troviamo la 53, telefono che non è che va male, va bene, però mi fa un po' arrabbiare perché non ha nessuna differenza col vecchio, chiamiamolo vecchio, A52S, che era un telefono ottimo. La 53 non fa nulla, fa proprio il compitino, anzi su certi test fatti pare che il 52S sì, addirittura meglio. Ora, nell'uso quotidiano non notiamo niente. Io penso che nell'uso quotidiano una persona che mi va a usare il 52S e poi mi usa il 53 non nota praticamente differenze. Ma questa chiaramente non è una cosa positiva, perché se tu mi fai un telefono l'anno dopo che deve sostituire quello dell'anno prima, io mi aspetto un upgrade, anche minimo mi aspetto qualcosa. Sul 53 invece non c'è praticamente questo upgrade. Resta il fatto che è un buonissimo telefono. La RAM è solo 6 rispetto ai brand cinesi che ci danno 8 GB di RAM su questa fascia di prezzo. Processore nella media di questa fascia di prezzo, camera anche nella media. Dove fa molto 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 bene su questo telefono è sullo schermo, che monta un AMOLED Samsung. È davvero, su display Samsung praticamente su sta fascia qua corre da sola, ha una qualità nettamente superiore alla concorrenza. Quindi se cercate prestazioni pure andrei sui brand cinesi, Xiaomi o Oppo Redmi. Se invece cercate una qualità dello schermo al massimo e magari non vi frega di perdere qualcosina sulle performance, la 53 è sicuramente da valutare. Piccola nota che vi faccio, ricordatevi che la 53 di Samsung esce senza
presa per il caricabatterie. Quindi trovate il cavo in dotazione USB-C, ma la presa, se non avete una presa USB-C, dovete comprarla a parte. Saliamo ancora di gamma, andiamo sulla gamma alta. Qua parto con Realme perché su questa gamma Realme mi piace particolarmente. Troviamo ancora il GT2, che è un ottimo smartphone, sulla fascia di prezzo che si va a lanciare ha delle prestazioni davvero ottime e migliora finalmente anche la camera, dove Realme diciamo che ha sempre avuto dei problemini. Ma il Realme che mi è piaciuto davvero 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 tanto è il GT Neo 3. Allora, prestazioni non da top di gamma, ma quasi. Molto veloce, molto potente il processore, tanta memoria, camera anche qua non all'altezza sicuramente di top di gamma, ma è una buonissima camera. Ma la cosa veramente bella è la carica veloce che ha. Ha una carica da 150 watt, quindi la carica più veloce che ci sia al momento. In quanto carichiamo il telefono? Beh, ragazzi, carichiamo il telefono in 5 minuti del 50%, è impressionante. E in 15 minuti facciamo lo 0-100. Quindi una ricarica, chiamarla super rapida sarebbe sminuirla, una ricarica davvero da fare invidia a qualsiasi altro smartphone. Ormai la ricarica rapida la troviamo praticamente in tutti gli smartphone, ma una ricarica con una velocità del genere non si era davvero mai vista. Fare lo 0,50 in 5 minuti, ragazzi, è impressionante. Quindi questo telefono mi è piaciuto davvero tanto. Il prezzo si aggira intorno ai 600 euro, quindi prezzo da gamma alta, ma non assolutamente da top di gamma. Sempre parlando di gamma alta, possiamo ancora andare sullo Xiaomi 11T, che non è più recentissimo, ma rimane ancora un ottimo telefono, ottime prestazioni. La telecamera anche qua ci dà indietro delle foto da gamma alta, quindi delle bellissime foto. Costruzione del telefono molto curata rispetto ai modelli precedenti e si trova oggi a un prezzo davvero interessante. Vi ripeto, questo non è un modello nuovissimo, ma comunque va ancora molto bene. Se invece vogliamo un modello di quest'anno, quindi nuovo, dobbiamo guardare la gamma 12 di Xiaomi. Anche qua Xiaomi, occhio perché fa un po' di confusione, i modelli sono tre. Abbiamo lo Xiaomi 12, Xiaomi 12X, Xiaomi 12 Pro. Partiamo dallo Xiaomi 12, quello normale. Allora, questo telefono è un po' particolare perché Xiaomi ha fatto delle decisioni strane. Ha deciso di lanciare questo telefono piccolo. Piccolo perché è un 6,2 pollici, che rispetto alla media, che è di 6,5, è più piccolo. Quindi un telefono comunque top di gamma, quindi comunque prestazioni al massimo. Monta lo Snapdragon 8 Gen 1, quindi abbiamo l'ultimo processore uscito in casa Snapdragon. Nulla da dire sulle prestazioni, nulla da dire sulla camera. L'unico problema è che, essendo non grossissimo, anche la batteria non è grossissima. Quindi è un telefono per chi usa il telefono non per giocare. Chiaro che se cercate un top di gamma per giocare o per usare tante ore il telefono, forse questo non è il vostro telefono, ed ecco che qua esce fuori lo Xiaomi 12 Pro, che altro non è che uno Xiaomi 12, ma praticamente più grande. Non cambia quasi nulla, e abbiamo però un telefono pensato per chi usa tante ore il telefono e magari ci deve anche giocare. Le dimensioni sono grosse perché andiamo su un 6,7 pollici, e quindi è proprio pensato per un altro utilizzo. Ripeto, due telefoni dalle prestazioni altissime, ma pensate per due clienti diversi. Andiamo poi a vedere il 12X praticamente è un 12 Lite, perdiamo qualcosa sulla camera, perdiamo qualcosa proprio sulla costruzione del telefono, non abbiamo la ricarica wireless che sui 12 normali abbiamo, il processore non è lo Snapdragon Gen 1, mentre sul 12 e sul 12 Pro montiamo su tutti e due Gen 1, qua montiamo lo Snapdragon 887, quindi comunque un processore che picchia forte, e questo telefono chiaramente è pensato per chi non vuole spendere 1000 euro di telefono, vuole stare un po' più giù, ma avere comunque un telefono molto performante. Quindi sicuramente ottimo anche il 12X se lo trovate a un prezzo vantaggioso. Vi lascio comunque il link qua sotto in descrizione. Su questa fascia di prezzo Oppo rilancia con la sua gamma Find, quest'anno siamo alla Find 5, abbiamo il Find 5 Lite che è ancora sulla fascia media, quindi solite caratteristiche della fascia media, insomma non mi ripeto, poi abbiamo il Find 5 e il Find 5 Pro. Qua attenzione perché solitamente tra la versione normale e la versione Pro degli smartphone va a cambiare la fotocamera. Qua al contrario, quindi qua la fotocamera rimane la stessa, cambia però l'hardware. Sul Find 5 Pro abbiamo più prestazioni rispetto al Find 5 normale. Abbiamo processore più veloce e più RAM. Chiaro che la differenza di prezzo c'è, perché col Find 5 Pro sfondiamo i 1000 euro, mentre col Find 5 stiamo sotto i 1000 euro. Anche qua dipende. Con il Find 5 normale il 99% delle persone avrà tutto quello che gli serve. Se cercate un top di gamma, il Pro è sicuramente il vostro telefono. Chiudo anche la gamma alta con Samsung. Ho fatto un video apposta tutto sull'S22, vi lascio anche questo magari sotto in descrizione, ve lo andate a guardare. Tre telefoni, S22, S22 Plus e S22 Ultra. S22 ed S22 Plus sono due smartphone identici, sono completissimi, hanno tutto quello che può avere uno smartphone, quindi ovviamente il 5G, ovviamente processore da top di gamma, ovviamente ricarica wireless impermeabile, qualità dello schermo ai massimi, camera super eccezionale.
e l'unica differenza che c'è tra l'S22 e l'S22 Plus è proprio solo la dimensione. Oggi, quando andiamo a vedere la dimensione del telefono, non vuol solo dire uno schermo più grosso, ma vuol dire anche una batteria più grossa. Quindi è chiaro che se vi serve un telefono con tanta batteria, probabilmente l'S22 non è quello per voi. L'S22 è un 6.1 pollici, quindi forse è meglio andare sull'S22 Plus, proprio perché questa batteria più grande vi darà più durata del telefono. Se invece usate il telefono non per giocare o comunque per un uso, diciamo, più normale, con l'S22 andate davvero sulla luna. Attenzione però, perché manca il terzo S22, che è l'S22 Ultra, che a parer mio mi sbilancio, ma è il miglior telefono Android lanciato quest'anno. L'S22 Ultra semplicemente non dovrebbe chiamarsi S22, ma dovrebbe chiamarsi Note, perché è il Note. Quindi ritroviamo una misura ancora più grande del Plus, ritroviamo il pennino come il Note. Vi ricordo che tutti gli S22 sono compatibili col pennino, solo che sull'S22 e l'S22 Plus dovete comprarlo a parte e non avete lo slot per metterlo, quindi dovete comprarvi la cover originale Samsung con lo slot del pennino e andarla a riporre lì. Mentre il 22 Ultra, come il vecchio Note, ha proprio lo slot del pennino e ha il pennino incluso. In più, la camera dell'S22 Ultra è molto più avanzata di quella dell'S22. C'ha una lente a periscopio che gli altri non hanno e anche un sensore migliore. In più, con l'S22 Ultra possiamo arrivare fino a 12 GB di RAM, mentre con l'S22 e l'S22 Plus ci fermiamo a 8. Quindi, se state cercando il top di gamma e vi piace Samsung, sicuramente l'S22 Ultra è il vostro telefono. Vi ripeto, per me è il miglior Android uscito quest'anno. Conclusione di questa mega carrellata: chiaro che non vi ho sparato tutti i telefoni, perché ce ne sono a miliardi, si rischiava solo di fare confusione. Io vi ho dato un po' di dritte sulla fascia bassa, sulla fascia media, sulla fascia medio-alta, sulla fascia alta e sui top di gamma. Vi lascio tutti i link dei telefoni di cui abbiamo parlato qua in descrizione. Se avete altri telefoni da proporre, scrivetelo nei commenti. Se avete visto altri smartphone e volete sapere come vanno, chiedetelo pure nei commenti. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Sicuramente faremo un aggiornamento. Ogni tot mesi esco con questi video per vedere che cosa è uscito, che cosa vale la pena, che cosa non vale la pena, anche perché la telefonia va molto in fretta. E sicuramente quest'autunno parleremo di iPhone 14, ovviamente, che è la grande mancanza di questo video, ma come vi ho detto all'inizio, mi è sembrato giusto escluderlo. Io vi ringrazio per essere arrivati fin qua. Se non l'avete già fatto, vi chiedo di lasciare un bel like su questo video e anche di iscrivervi al canale e premere anche sulla campanella, così verrete aggiornati non appena pubblicherò un nuovo video. Grazie ancora e noi ci vediamo al prossimo video.